Cari amici, allora, come vi ho lasciato l'altra volta, che era nell'intento di costruire un banco di prova per caldaie, per schede di caldaie, per schede di cancelle, per schede di alimentatore switching. Allora, adesso sto tentando di costruire quel famoso, come si dice, relè ritardato con l'NE 555, che l'altra volta vi avevo fatto vedere una simulazione al computer, però poi quando l'ho costruito, che l'avevo costruito, non ha funzionato bene. Quindi ho dovuto apportare delle modifiche. Dopo, pensandoci ancora meglio, invece di utilizzare un trasformatore, il classico trasformatore a lamelle, utilizziamo un alimentatore di questi qua a 5 volt. Questo circuito lo facciamo funzionare a 5 volte, basta mettere il relè che funziona a 5 volt. E andiamo tranquilli, e così questo potrebbe essere alla portata di tutti. Questo è un caricabatterie anche per cellulari, perciò il classico alimentatore per cellulari può funzionare benissimo. Tanto questo non consuma tanto, questo meno di 500 mAh, ma meno d'assai. Allora, praticamente questo circuito che avevo fatto, lo schema elettrico non me lo trovo in questo momento, lo facciamo dopo. Allora, quindi riepiloghiamo. La volta scorsa vi ho fatto vedere un video, una simulazione di uno di questo apparecchio relè ritardato per caldaie, per simulare, per fare il banco di prova per le caldaie, per le schede di caldaie. Quindi praticamente io vi ho fatto vedere un altro video. Beh, al computer funzionava bene, ma poi in pratica quando io l'ho montato non funzionava bene. Quindi ho dovuto fare delle modifiche, ho dovuto apportare delle modifiche. E poi, mentre modificavo, mi sono venute tante idee, di cui ho detto io, ma perché io devo mettere un trasformatore sulla 220, che poi devo mettere io un ponte raddrizzatore, un condensatore elettrolitico di filtro, magari pure uno stabilizzatore, mi complicavo la vita. E allora ho pensato io di farlo questo schema a 5 volt. Facendolo a 5 volt, noi possiamo utilizzare pure un alimentatore di quelli là per cellulari. Il circuito, questo qui, assorbe più o meno 100 mA, 110, 120. Allora, ora vi faccio vedere la modifica che ho fatto io. Praticamente prima c'era un relè a due scambi e l'ho portato a uno scambio, perché io avevo fatto che uno scambio mi chiudeva il contatto e mi faceva accendere il LED, questo qua, il verde, e l'altro mi serviva per chiudere, per simulare il presostato. Senonché ho cambiato le carte in tavola. Praticamente il LED io lo faccio accendere con questa configurazione qua, chiamiamole che l'ho messo in parallelo al relè. Quando si esce il relè accende questo, perciò ho evitato un contatto, uno scambio. Questo scambio è libero e serve solo e esclusivamente per simulare il presostato, sia quello di fumo e che quello del gas. Poi
poi la modifica praticamente che ho fatto, invece di lavorare sul piedino 4 che è il reset, ho lavorato su piedino 6.2 dell'NE555. Questo l'ho messo io, ma non è incluso nel circuito, va bene? Facciamo questo qui, non è incluso nel circuito, questo è un voltimetro, che tanto per vedere un po' quello che fa. Cosa ho fatto? Ho preso un condensatore, l'avevo il condensatore con il questo trimmer, l'avevo invertito, il trimmer l'avevo messo qua e il condensatore l'avevo messo qua e non funzionava bene, e allora ho optato per metterli al contrario e così funziona. Praticamente che succede? Succede che all'accensione il positivo che c'è qua passa da questo lato e mi alimenta questa linea positiva, e noi sappiamo che quando il piedino 2 e il 6 sono positivi, l'uscita piedino 3 è negativa e viceversa. Quando questo qui, il 2, è negativo, qua è positivo. Ok? Allora, praticamente all'inizio che noi accendiamo il circuito, il positivo di qua passa da questo lato e si incomincia a scaricare tramite questo trimmer, che ora io ve lo simulo e vi faccio vedere la simulazione com'è. Guardate un po', potete guardare anche questo qua, questo voltino che vi segnala la tensione che c'è all'inizio che noi accendiamo. Pronti? Via! Si accende il LED rosso, nel frattempo qua, vedete, e si accende quello verde, dopo un tempo stabilito da questo trimmer. In questo caso è 4 secondi. Allora, spegniamo di nuovo. All'accensione questo qua c'è quasi 5 volt. Via! Vedete? E va a scendere, scende, quando arriva al limite, tic, si eccita il relè e mi fa accendere il verde. Allora, non lo so, facciamo la prova, questo è messo al massimo, lo mettiamo a metà, dovrebbe durare 2 secondi. Vediamo se è vero. Pronti? Via! 1, 2, 2 secondi. Vedete? Se variamo ancora, lo scendiamo ancora, vediamo quanto dura. Pronti? Via! Subito, vedete? Circa mezzo secondo. Di nuovo, facciamo la nuova prova. Pronti? Via! Quasi mezzo secondo. Ok, ancora possiamo scendere, vero? Vediamo, scendiamo tutto al minimo. Vediamo cosa succede tutto al minimo. Pronti? Via! Subito, si è attaccato subito. Allora, praticamente noi abbiamo questo trimmer da 220.000 ohm. Queste resistenze che pilotano il LED è 470 ohm. E questa resistenza che mi pilota la base del transistor 330 ohm. Simulandolo vi faccio vedere che sulla resistenza passa 6 mA e 57. Perciò facciamo accendere questo LED a 6 mA. Anche se il LED potrebbe accendere a 20 mA, ma non è che dobbiamo... se accende anche a 6 mA, lo lasciamo a 6 mA. Se qualcuno vuole portare, lo vuole vedere un poco più luminoso, magari da 470 passa a 330.
330 ohm. Poi abbiamo l'elettronico di 22 microfarad isolato a 12 volt o a 10 volt o a 16. Oh. Poi abbiamo, guardate quanto, che corrente passa su questa, alla base del transistor, 11 mA 62. 11 mA perché normalmente in saturazione va, mi pare che quando supera 0,7, aspetta che tensione ci vuole. Qua non me la segna, dove me la segna? Ecco, 930 millivolt. Mentre a zero, normalmente conduce a 0,7, se ne va in saturazione, ma comunque con i 5 mA sarebbero sufficienti, ma forse è meglio quando, per mandarlo in saturazione bene bene bene, è meglio abbondare. E potremmo pure abbondare da 11, potremmo pure metterlo ancora di più di corrente, ma comunque già va bene così. Il relè a 6 volt, basta, LED verde normale, verde rosso normale, basta, non c'è più niente da dire. Va bene, non c'è più niente. Qua, in questo punto qua, gli mettiamo un alimentatore di cellulare. Allora, mettiamo così, pronti, via, 0, 1, 2, più o meno 2 secondi di tempo. Ora passiamo alla parte pratica, al montaggio di questo circuito sullo schema. Lo schema sarebbe questo qui. Lo schema sarebbe questo qui. La lampadina si vede. E allora facciamo un poco più piccolo così si vede. Allora, simuliamo il circuito pratico. Ah, qua l'alimentatore è spento. Accendiamo l'alimentatore. Qua si è acceso subito la lampadina. Che è successo? Perché? Perché qua è al minimo. Oh. Spegni l'alimentatore. Questo simulatore si chiama Circuit Wizard. Ce ne sono di più potenti, ma comunque io ormai mi sono abituato con questo qua, per quello che devo fare io, già è sufficiente. Oh. Accendiamo l'alimentatore e vediamo che il LED verde e la lampadina si accendono in retardo. Vedete? Il LED verde e la lampadina. Vuol dire che si è chiuso il contatto. Va bene? Anzi, facciamo la prova facendo vedere che circola la corrente. Vedete il condensatore che si sta scaricando. Vedete? Condensatore si sta scaricando, si è scaricato. Vai, alimentiamo, il LED rosso si accende, ecco, hai visto? Ok ragazzi, ora passiamo alla parte pratica e al montaggio del circuito. Ok, già i circuiti sono stati fatti. Poi passiamo al montaggio. Dobbiamo realizzare questo circuito di cui ho fatto il circuito stampato e, come voi sapete se mi seguite, per chi mi segue sapete che io ho mostrato come costruivo queste basette con il colluro ferrico, con la penna senza stampante, senza niente. Va bene. Quindi
messo il foglietto qua e ho fatto già i buchi anche in queste. Ne faccio due, ho fatto anche i buchi. Ora da qui cosa faccio io? Tolgo questo innanzitutto. Tolgo questo. Mi metto un paio di guanti di latti in lattice, metto un poco di candeggina qua sopra e poi col pollice faccio così. Strofino. Va bene? Strofino fino a farlo diventare bello pulito, perché ci sarebbe forse qualche altra soluzione, ma questa è una delle migliori soluzioni che ho trovato io quando avevo il negozio e che li facevo continuamente queste cose. Ho provato con il detersivo, con lo smacchiatore, sgrassatore, no, niente, con la candeggina era la migliore soluzione. Perché se il circuito, il rame, rimane un poco sporco, poi il cloruro ferrico non ce la fa a scioglierlo. O magari ci impiega di più del previsto, e quando ci impiega di più si consumano anche le piste che noi andiamo a disegnare con la penna. Ok, riprendiamo il circuito. Allora, riprendiamo il lavoretto. Praticamente cosa ho fatto io? L'ho pulito con la candeggina dopo aver fatto i buchi. Questo è a doppia faccia perché avevo disponibile queste piastre. Però una facciata poi viene sciolta tutta dal cloruro ferrico. Incominciamo a tracciare le piste. Però io qua non vedo bene. Non ci dobbiamo mettere qua. Devo vedere bene. E anche voi. Allora, cominciamo. Mi raccomando, non toccare con le mani, perché lasciando l'impronta del dito, poi il rame non si scioglie facilmente. Quindi stiamo attenti, io tocco con la pinzetta, vedete? Fermo il circuito con la pinzetta. Prima mi traccio le linee e poi li riprendo. Qualche pista che tocca la lasciamo asciugare e poi la grattiamo con la punta della pinzetta. Allora, dopo averli stampati, vedete?
vedete? No, guarda che non si vede. Ecco, dopo averle stampate le ho messe dentro questo contenitore. Ora gli mettiamo questo prodotto per incisione, cloruro ferrico. Anzi, ne ho dentro una decina di bottiglie. Se qualcuno interessa, io lo vendo di 5 euro a bottiglia, ma il problema è le spese di spedizione che sono 10 euro. Conviene prenderne due bottiglie per 10 euro e le spese di spedizione è sempre uguale, sempre 10 euro, anche con due bottiglie, che fino a 3 kg è 10 euro. E siccome questo qua è un chilo, è un litro, due bottiglie fanno 2 litri, 2 kg. Allora, versiamo cloruro ferrico. Io l'ho messo in verticale così il rame, quando si scioglie, si deposita in profondità, nel fondo del contenitore. Ora lo lasciamo qua circa una mezz'oretta. Ora vediamo, poi casomai vi do i tempi. Ok. Allora, dunque, dopo aver fatto il circuito, l'abbiamo stampato, ci tocca togliere l'inchiostro con alcol. Allora iniziamo dallo zoccoletto dell'NE555. Allora, riprendiamo il discorso quando avrò finito di saldare tutti i componenti. Sarò qua, passeranno ore intere. Allora amici, come vedete, ho finito di saldare i componenti. Questo è il relè ritardato con la regolazione del trimmer. Allora, come alimentazione io ho messo un alimentatore di questi qua tradizionali 5 volt. Questo è un 3 ampere, ma comunque non ha importanza, perché anche un 500 mAh va bene. Ok, mi sono trovato questo dentro e metto questo. Voi potete fare quello che volete e potete mettere anche quello dei cellulari. Proviamo, attacchiamo e vediamo cosa succede. Pronti? Via! Anzi, spegniamo la luce, così si vede meglio. Che è successo? Ecco qua. Vediamo dopo quanto secondi scatta. Comunque, per simulare il presosso della caldaia, penso che basterebbero 2 secondi. Poi magari ci danno informazioni quelle che ne sanno più di noi e più di me. Allora, pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 4 secondi, come era nella simulazione del computer. Perfetto. Ora lo passiamo a metà, stacchiamo. Relè ritardato all'accensione.
pronti, via, uno, due, niente, ho sbagliato a contare, ragazzi, un attimino, mi sono un po' distratto. Zero, uno, due, due e mezzo, due e mezzo. Va bene, facciamo un altro pochino. Un altro pochino. Secondo me si poteva fare pure delle fisso. Non c'era bisogno del trim di regolazione, secondo me. Però, se qualcuno ne sa più di me, casomai me lo commenta nei commenti. 0, 1, 2, niente, va bene, se per 2 secondi, vediamo, mettiamolo al minimo. Mettiamo al minimo, si dovrebbe attaccare subito. Come infatti si attacca subito, vero? Ok ragazzi, e così abbiamo iniziato a fare il progettino del relè ritardato per che ci serve da collegare al banco di prova per schede di caldaie, per schede di cancello e schede di alimentatore switching. Questo circuito che ho progettato serve per schede di caldaie. Va bene? Ok, l'abbiamo completato. Se mi raccomando, se il video è stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale. E adesso il canale si chiama Adesso Parla Anche Pino. Vi saluto a tutti quanti, amici, grazie di tutti, per tutti quelli che si sono iscritti adesso in questo anno. E per quelli che si iscriveranno ancora, grazie, un enorme grazie. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video, alla continuazione di questa, di questo banco di prova. Poi realizzerò l'altro che mi serve pure per la valvola del gas. Ok, ciao a tutti.